Dai. Ci ritroviamo con un giocatore che conosciamo per altri ruoli, per altre situazioni, Marco Guastaferro, che quest'anno gioca con il Castelforte. Oggi vabbè, il Castelforte non è andata bene, lui ha giocato primo tempo buono e quindi poi è stato sostituito per vari atteggiamenti tattici dal tecnico. Si parla nel complesso di questa gara, probabilmente il terzo posto ha fatto qualcosa in squadra, forse per troppa presunzione, però mi sembra pure che l'avversario, la squadra di casa, ha giocato benino, no? No, l'avversario era di tutto rispetto, ma noi lo sapevamo, eravamo consapevoli. Solo che comunque siamo partiti nonostante ciò, un atteggiamento veramente sbagliato, approccio alla partita sbagliato, tutto qua, niente altro da dire. Raccontami questa cosa che sei passato a Castelforte dopo i tempi del futsal. Beh, è stata una scelta per trovare nuovi stimoli dopo, diciamo, 2 anni dove un po' tutti sappiamo siamo stati un po' tutti fermi. Diciamo, volevo trovare uno stimolo ulteriore, dai, un'avventura nuova che, diciamo, devo dire la verità, mi sta prendendo molto. Sicuramente, anche perché comunque Castelforte è un ambiente molto più... tutti ragazzi spettacolari, poi di cuore veramente, tengono veramente alla maglia e il fatto stesso di essere appartenenti, hanno un bel senso di appartenenza. Si continua adesso, comunque domenica prossima si riparte, che comunque è passata questa sconfitta, si va avanti, no? Domenica prossima ci aspetta una gara in casa, molto impegnativa, non per il fatto che comunque sia un derby per noi, ma anche perché comunque ci andiamo già una bella fetta di salvezza, perché se esci, diciamo, vittorioso o quantomeno con risultato positivo da domenica, vai a acquisire maggiore consapevolezza, che penso che sia importante per raggiungere l'obiettivo che ti eri prefissato per il campionato. Certo, anche perché ricordiamoci che siamo solo alle prime giornate del girone di andata, quindi c'è tempo. Anche perché è vero che ci sono 2 o 3 squadre che stanno andando bene lì sopra, però comunque la classifica non è proprio lunghissima, è abbastanza corta, e anche squadre che si trovano a metà basso classifica sono veramente attrezzate per fare il campionato. Oggi, diciamo, è stata la dimostrazione della Gaeta, non solo veniva da una vittoria esterna con la prima in classifica, ma anche perché è una squadra veramente molto attrezzata per, diciamo, poter ambire a qualcosa in più della salvezza. Grazie, in bocca al lupo. A voi, Crepi. Allora, Peppe Medina, tecnico della Don Bosco, complimenti per la vittoria, mi sembra che c'è poco da dire rispetto agli avversari, non posso recriminare niente, la vittoria è stata tranquilla e secca, insomma. Sì, sul meritata sono ampiamente d'accordo, abbiamo fatto un'ottima prestazione. Su non abbiamo rischiato niente, purtroppo si rischia sempre. A inizio partita loro hanno avuto un paio di occasioni potenziali, occasioni importanti, ci hanno messo in difficoltà sulle palle inattive. E anche il secondo tempo, sia dopo il 2-0 che il 3-0, qualche pericolo l'hanno creato, perché è una squadra importante, non è che... giocavamo con l'ultimo in classifica, una squadra importante, con individualità importanti, qualcuno ci ho pure giocato assieme, quindi li conosco. E noi stiamo crescendo, la verità è che noi stiamo crescendo, abbiamo varietà di giocatori, oggi... Stai recuperando tutti, sì, insomma. Sì, piano piano sto recuperando tutti, c'erano ancora un paio fuori, però piano piano era quello che quello che diceva i ragazzi, non vedo l'ora di sbagliare a fare le scelte, però avere le scelte, perché quando sei costretto a fare la formazione perché non arrivi a 11 o sei in 12, in 13, è tutto più complicato. Poi questo campo, lo dico sempre, è traditore per quelli che vengono a giocare qui, specialmente magari loro che si allenano sulla terra. Questo campo all'inizio è bello, poi man mano diventa sempre più pesante e le difficoltà di corsa si vedono. Però comunque, anche se tu li hai messo sempre su chi va là fino alla fine, la difesa ha retto benissimo, quindi è passato a poco e niente, insomma. Sì, quello per chi mi conosce lo sa, io non do mai nulla per scontato, perché di partite che si vincono 2-3-0 e poi si pareggiano e si perdono, ce ne sono aiosa nella storia del calcio, ma anche in queste categorie qua. Quindi
l'aspetto mentale delle partite è fondamentale. L'ho detto a loro prima della partita, abbiamo vinto due partite con due squadre fortissime, tipo come il Castro dei Vosci e il Grunuovo fuori casa, l'abbiamo vinto con la testa, sì, tatticamente bene in campo, tecnicamente stiamo migliorando, però quando sei a livello mentale, sei pronto e sei in partita, quando si dice sei in partita per tutti i 95-96 minuti, la differenza si vede. Infatti, poi ho visto anche che hai fatto giocare per nella fase finale Salvatore Albano, un altro recupero che chiaramente è disponibile quando rientra sulla terra, insomma. Salvatore lo conosciamo, il problema di Salvatore è che naviga e quindi fa prolungati periodi di assenza, e per uno con una sua struttura fisica come la sua, e stare fermo parecchio tempo e diventa complicato, però lui si mette sempre a disposizione, si sta allenando con passione e continuità, e gli sto cercando di dare qualche minutaggio sempre maggiore, e sicuramente utile. Sicuramente. Allora, parliamo del prossimo turno. Il prossimo turno abbiamo prima di Natale la trasferta di Formia, col Pro Formia, e me ne parlano bene, è una squadra importante, rognosa, quindi ci prepareremo al massimo per farci le vacanze di Natale col sorriso e non col broncio. Già l'hai detto, quindi mancano pochi elementi al recupero totale, quindi avrete la rosa al completo, quindi da qua al prossimo anno. Insomma. Qualche acciacco ora c'è, però fino a quando si tratta di acciacco recuperabile in una partita ci sta, nel calcio ci sta. Ora abbiamo ancora Leccese fuori, che spero da martedì rientrerà. Voglio avere difficoltà nel fare la formazione, penso che per un allenatore sia la cosa più bella. Quando sei in difficoltà il sabato sera, per la domenica, sulla formazione a mettere in campo, vuol dire che la squadra è buona. In bocca al lupo, grazie. Crevi, buona domenica.